Proprio domenica abbiamo visto un Martinetti in condizioni apparentemente diverse rispetto all'ultima trasferta. Anche lei è parso questo? Sì, però lui mi ha detto, io credo molto a quello che dice lui, sinceramente, che finora mi sono sempre detto la verità, che a San Benedetto non stava molto bene fisicamente per avere acciacchi, domenica sentiva bene, quindi la prima cosa che mi ha detto lui è stata anche oggi, per dire, mi ha detto stamattina, ho sputato sangue, mister, come voleva lei, ha voglia che sputo sangue, ecco, io vorrei sempre. So che non è facile, vorrei sempre un Martinetti così, ma non tanto per il ruolo che ha fatto, che sarebbe una cosa scontata e stupida, ecco, da parte mia. Vorrei sempre questo Martinetti dal punto di vista della grinta, della cattiveria, ma questo non solo Martinetti, è qualunque altro giocatore, però è chiaro che è più facile che me lo faccia Vrica o Beati questa cosa che Martinetti. Quindi avere un Martinetti che dal punto di vista dell'intensità, determinazione del gioco a questi livelli, per noi è un valore aggiunto in maniera incredibile, ma come ha fatto lui anche le altre punte hanno avuto questa, perché io ho visto una partita di grandissimo contenuto da parte di Chianese, ad esempio, a livello proprio di intensità, di voglia, di determinazione, di aiuto per i compagni, nel correre di tagliate, quindi poi domenica l'hanno fatto con lui, va bene lo stesso, ma era la persona più contenta al mondo, non è che fosse molto importante anche da parte sua. Ecco. Se non riuscissimo ad avere, specialmente delle punte, che non è facile, non può essere così, questa intensità, tanti problemi anche, secondo me, anche fuori casa li avremmo risolti. Però delle volte ti vengono i dubbi, ti vengono i dubbi, ma ti vengono i dubbi non perché non sei convinto te, perché dici, ma allora come mai ti disegnano in un modo che poi, se dici una cosa, ti dicono i numeri. Quando dici che i numeri sono quelli, ti dicono ma è il gioco, quando dici che è il gioco perché non subisci, quando dici che non subisci perché non fai. Allora non è tutto verità, ma c'è qualcosa che è strano. Ma non solo parlando di giornalisti, però io ripeto, io la critica è giusto che ti ho sempre detto, non è un problema assolutamente, penso che un buon rapporto con voi, non vedo per quale avercelo. Con tutti indistintamente, poi ogni tanto mi posso arrabbiare, come vi arrabbiate voi quando la rete gioca male, mi posso arrabbiare anche io, perché è normale, umano che sia così, arrabbiare tra virgolette. Quindi l'amarezza rimane, perché è chiaro che la settimana è stata sia per me che per i giocatori, perché siamo un buon gruppo, secondo me, abbiamo un buon affiatamento, non è stato facile lavorare in quelle condizioni. E quindi l'amarezza è soprattutto dettata da questa cosa, però sappiamo anche benissimo che il calcio è così. Però sappiamo, io so benissimo che il calcio è così, se i numeri fossero negativi, se i numeri sono, possiamo dire anche nella norma, va benissimo, non mi interessa, però siamo nella norma, ecco, ripeto, in gestione pari siamo secondi in classifica. Non è che siamo poi, nessuno penso abbia mai detto che la rete uccide il campionato. L'Arezzo è una squadra che se la può giocare come se la sta giocando con tutte, ma così come con l'ultima, così come con la prima. Non è che abbiamo molte cose dipendono da noi, ecco, dal nostro delle volte, come tutte le squadre del mondo, c'è delle partite balorde con squadre normali, poi incontri le squadre che ti indicano che sembrano fortissime e alla fine le batti. Ecco. Quindi purtroppo i calciatori, come tutti siamo, le volte siamo giornate, cioè, voi dite, come ha detto giustamente, che l'altra volta il Martinetti era uno, sembrava che poi lo sai, tutto ha fatto una cosa decisiva, sembrava stato un gol meraviglioso, ma hai detto, lo vedi dopo 7 giorni, qualcuno dice, ma come è diverso? Non è diverso, perché se domani una settimana abbiamo qualche problema anche a livello fisico che ti impedisce di avere quel modo di esprimerti che è nelle tue corde, che è nelle tue capacità, ecco. Posso mica sempre sperare che Martinetti mi faccia due gol a partita, che a Nisbo la partita l'ho fatta domenica prima. Però se c'è un certo tipo di determinazione, di sacrificio da parte di tutti, qualcosina possiamo migliorare, specialmente fuori del caso, che sia una roba veramente. Ecco, mister, proseguirà dal punto di vista tattico nella scelta di Sì, domenica, nella strada? penso proprio di sì, perché domenica secondo me, sia a livello di gioco che a livello di occasioni subite, poi abbiamo preso due gol balordi per degli errori, però
Io non ho parate di Marconato, di Nicoletti, quelli di turno non so neanche stoccato la palla. Quindi vuol dire che leggermi è chiaro che giocando in una determinata maniera qualche sacrificio purtroppo c'è, e dispiace prima di tutto a me, però secondo me io parto sempre dal presupposto che gli equilibri sono fondamentali per la riuscita di una squadra. Ecco. Quindi, in questo momento c'ho Rivas che è molto in forma, questo è innegabile. E con due punte più Rivas, signori miei, quando abbiamo provato a giocare in un certo modo abbiamo rischiato di prendere 5-6 con la partita. Ma non è una scelta, io penso che noi dobbiamo sempre tentare di andare in campo per comandare il gioco. No. Io vorrei, come è stato domenica, sì, al di là del 4-4-2, delle tre punte, che non avessimo quei momenti un po' troppo lunghi di difficoltà, cosa che non abbiamo avuto domenica. Cioè, ci può stare che c'hai 2 minuti di difficoltà, ma non voglio più, se possibile, per virgolette, che ci siano quei 20 minuti col Pescara, con la Lanciano, con la Sametese, scusate, con me, che subiamo troppo, ecco. Questo non vorrei, quello che chiedo sempre alla squadra.